siamo una provincia fatta di persone che hanno avuto appunto successo e hanno fatto il successo di un territorio lavorando, scommettendo, sperando, dandosi da fare, non arrendendosi mai. Giuliano, perché non proviamo insieme a parlare con i ragazzi e a promuovere Reggio Emilia anche attraverso questo messaggio? Vi saluto tutti quanti, vi ringrazio di essere qua, per me è un piacere essere qua con voi. Uno cresce lungo una carriera sportiva, perché io porto quell'esempio, ma penso che possa essere anche in altre carriere e in altri ambiti, cresce e impara perdendo, perché è quello che ti stimola, che ti dà comunque la voglia di migliorarti, ti dà la voglia di dare non il 100% ma il 110%. Io nella mia carriera ho vinto le Olimpiadi, ho vinto tante gare, però sono più le gare che ho perso che quelle che ho vinto. Bisogna prima imparare a perdere e da quello tirare fuori oltre il massimo di te stesso. Quando ti hai avuto la percezione che potevi farcela, che potevi diventare un campione? Beh, diciamo che è stata una cosa che si fa a gradi, passo per passo, anche perché sinceramente 4 anni fa ho fatto la prepista alle Olimpiadi di Torino e non avrei immaginato, non avevo neanche sognato di vincere le Olimpiadi di Vancouver, sinceramente. In quel momento sognavo di partecipare a una gara di Coppa del Mondo. Poi, fatta la gara di Coppa del Mondo, alla fine speravo di arrivare nei 15, una cosa per volta. Proprio di vincere le Olimpiadi me ne sono reso conto alla fine, già da un anno prima, l'ultimo anno di preparazione, che mi sono reso conto delle mie possibilità e di avere in tasca, insomma, di avere le capacità per provare a farlo, però poi sarebbe potuto anche andare male. Però è una cosa che non è che ti senti da subito, pian piano, un passo per volta. Progressiva. Sì, è una cosa progressiva. Tu sei la dimostrazione vivente che si può. No, beh, si può. Lo studio con lo studio. Non è facile, perché si fa prima a non farlo, devo dire. Però comunque io pensavo, visto che lo sport è una cosa bella, che insegna molte cose, che insegna a crescere, però è anche un punto interrogativo anche bello grande, perché è un attimo che da tutto il tuo impegno alla fine si risolve senza, non, diciamo che è un attimo che non diventi il tuo lavoro. Io ho avuto la fortuna che adesso è il mio lavoro lo sci, mentre quando ero in quinta superiore non lo sapevo se sarebbe diventato il mio lavoro, e quindi ci tenevo a concludere gli studi, anche perché sono importanti, a parte che ti danno comunque la preparazione per la vita di tutti i giorni, ma anche perché se non fosse andata bene con lo sci avrei avuto un'alternativa, quella di andare all'università oppure di lavorare, ma avere un titolo che è importante. Ho fatto dei mesi che studiavo anche di notte per recuperare il tempo perduto, alla fine ho fatto come gli altri, mi sono fatto tutti i miei compiti, ho studiato tutto semplicemente in meno tempo. Con che voto sei uscito dalla maturità? Con 80. Ma insomma, bravo, applaudiamo. Il talento è una cosa fondamentale, quindi diciamo la fortuna di aver avuto delle doti che ti permettono di arrivare a un certo punto, però il talento vuole allenato, stimolato, non basta, anzi comunque lo migliori con l'impegno. Io ho fatto negli ultimi anni, non è che sono arrivato a 20 anni, boh, di colpo, ero un talento della Madonna, andavo in Coppa del Mondo e facevo podio. No, io ho fatto un passo per volta, imparando dai miei errori, cercando di migliorarmi con gli allenamenti, col lavoro, e un passo per volta sono arrivato fino a qua. Quello penso sia una cosa importante in ogni ambito, non solo nello sportivo. Certamente, ma come atleta, quando leggi, in questo caso non di sciatori, ma personaggi di altre discipline, leggi appunto di campioni che vengono scoperti, insomma, che si sono dopati, che spiegazione ti dai? Cioè, perché uno nel tennis? Io non riesco a spiegarmela, sinceramente. Non te lo spiego? No, per me è troppo. Cioè, io mi vergognerei, perché succede spesso che un campione tifato da tante persone, sì, da tanti amici, da tutta la gente che si appassiona a quello sport, che ci tiene, che ci mette anche il cuore un po'. Poi alla fine lo trovano dopato, lo trovano che ruba, diciamo, o fa un bara, perché alla fine sì, è quello che è.
E quindi io non riuscirei più a guardare in faccia nessuno, insomma. Che uno che si dopa ruba, è giusto. Questo è il concetto. Senti, questi ragazzi domani faranno l'università oppure cercheranno di lavorare. E oggi noi viviamo una società nella quale domina l'ossessione del precariato, no? Sai, questi che devono accontentarsi di un contratto, se va bene, di 2 mesi, forse ti danno 600 euro, magari anche meno. Non è facile, io ho vissuto in quello, perché sembra, ma obiettivamente ogni gara che facevo, ogni anno che facevo, avevo dietro di me 15 anni di allenamento, di sacrifici, e avrebbero potuto finire da un momento all'altro. Sì, perché rischiavi che non ogni anno rischiavi che non ti confermassero, che finisse la tua carriera, la tua storia. E quello non è bello, perché dici, insomma, sono qualche malleno, sei sempre lì. Però è anche una cosa che un po' ti stimola, forse, o una cosa che devo stimolare anche tutti loro, il fatto di migliorarsi sempre, di cercare, di impegnarsi, e quello sicuramente porta dei risultati. Nel mio genere, nel mio sport, è stato così. Poi ogni ragazzo, ogni persona può avere altre passioni, altri sport, altri hobby, però penso che la cosa bella sia dare qualcosa. Diciamo che quando uno è un ragazzino tende ad avere troppo tempo libero, no? Forse non averlo perché ti impegni in qualcosa che ti piace, in qualcosa che ti stimola, che ti diverte, è importante, ti fa crescere. Se ci pensi bene, è difficile essere davanti a tutti alle Olimpiadi e sapere di avere una cosa che vale la 20 anni di allenamento tra le mani e poterlo perdere, perché puoi solo perderlo. Però penso che il segreto, che non è un segreto, quello che comunque a me ha portato alla vittoria è stato quello di rimanere concentrato su altro, su quello che dovevo fare. Sei riuscito a pensare soltanto alla gara. Sono riuscito a stare tranquillo, a pensare soltanto alla gara e a dividersi da tutto il resto, dall'esterno. Ero rimasto io e il Pali e basta, se no sarebbe stato difficile. Importante, e che secondo me, perché abbiamo scelto Giuliano come, in pubblicità si dice testimonial, no? Che è un termine che va di moda. Secondo me però Giuliano Razzoli è qualcosa di più. Lo posso dire? Non esagerare, dai. No, secondo me da quello che dice è più un testimone, e oggi forse c'è più bisogno di testimoni che di testimonial, perché il testimonial è un fatto commerciale. Invece un testimone è uno che vive direttamente sulla propria pelle, sulla propria esperienza, qualche cosa che probabilmente su cui ha fatto fatica, sacrificio, e ha ottenuto un risultato. E quindi è qualche cosa dove ci si può riconoscere. Abbiate sempre l'orgoglio di essere reggiani, è davvero una terra bella e fortunata. Voglio salutarvi con questo, arrivederci. Voi avrete la possibilità di vincere le vostre medaglie in tanti ambiti, nello studio, nelle vostre passioni. Devo dire che non ve la regalerà mai nessuno, ve la dovete guadagnare. Quindi fate sport, impegnatevi in quello che state facendo, in quello che vi piace. Io ho fatto così in tutta la mia vita e sono arrivato fin qua. Quindi ve lo auguro anche a voi di arrivare a un vostro sogno, a un vostro obiettivo. Penso che dovete cercarlo, un obiettivo, e cercate di raggiungerlo in qualsiasi ambito esso sia. Quindi vi auguro di fare un buon anno scolastico, di fare una buona carriera, una buona avventura come ho fatto io, e ricordatevi che non la regalano, quindi datevi da fare. Ciao.